Benvenuti nella mia cucina. Stasera preparo con voi una classica ricetta facile e veloce e soprattutto tanto gustosa. Iniziamo. Allora, per prima cosa ho già sciacquato, come vedete, la zucchina. La tagliamo a pezzetti piccoli, quindi prima a strisce e poi a pezzetti. Ovviamente, se sentite dei rumori in sottofondo, è Sara che ci fa compagnia. Ecco qua. Adesso ci spostiamo sui fornelli. Olio extravergine di oliva. Un altro goccio. Facciamo riscaldare un po'. Ora mettiamo uno spicchietto d'aglio e lo facciamo dorare leggermente. L'acqua bolle. Mettiamo il sale. E chiaramente mettiamo a cuocere anche la pasta e poi subito mettiamo le zucchine. Lasciamo a fiamma alta, togliamo l'aglio se no si brucia e le facciamo rosolare. Mentre pasta e zucchine cuociono, mettiamo lo stracchino in un contenitore piccolino, poi aggiungiamo un po' d'acqua di cottura della pasta, aggiungiamo lo zafferano. E con la forchetta schiacciamo lo stracchino e creiamo una cremina. Ecco qua. Cercate di non lasciare grumi. Ora aggiungo un pizzico di sale anche qui, senza esagerare, e se preferite anche un po' di peperoncino. La pasta l'ho appena assaggiata, è al dente. Per cui la trasferiamo in padella. Ecco qui. Ed una volta trasferita tutta, la facciamo insaporire. Io l'ho tolta più che al dente, quindi volendo posso anche aggiungere un goccio d'acqua di cottura e facendola saltare la faccio anche finire di cuocere oltre che insaporire. Ok, ora aggiungiamo lo stracchino con lo zafferano. Ecco qua. E ora facciamo asciugare un po'. Dopo aver mescolato un po', ok, spengo la fiamma, aggiungo una bella grattugiata di parmigiano, chi se lo ricorda questo? Forse chi mi seguiva all'inizio su YouTube. Un altro po' di peperoncino. Che ci sta proprio bene. Ovviamente sapete che faccio? La assaggio direttamente da qui. Allora, fatemi appoggiare qua. Fate questa ricetta perché è meravigliosa ed è facilissima oltre che veloce e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, se siete su YouTube cliccate qui sotto ed iscrivetevi al canale attivando anche la campanella. Se siete su Facebook cliccate qui sopra attivando sempre la campanella, scusate, cliccando su segui ed attivando la campanella. Io per il momento vi saluto e come al solito prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito.